Buongiorno ufficialmente, buongiorno, ma soprattutto buon sabato a tutti. Sono molto molto felice di riavervi qui con me. Mi siete assolutamente mancati. Ebbene, diamo un buongiorno, un buon weekend. Vogliamo cominciarlo veramente nel modo migliore. Quindi, in questa meravigliosa giornata che noi trascorreremo così in live stream, percorrendo un po' tutta l'Italia in lungo e in largo, in realtà senza muoverci proprio grazie al live stream, ma così avremo la fortuna e la possibilità di conoscere gli autori della Book Sprint. E la persona che vi sto per presentare proprio ora è per l'appunto uno dei nostri autori e sono felicissima di poterlo presentare e soprattutto conoscere insieme a voi, perché è una persona ricca di tante risorse, mille sorprese, è una persona appassionata di tantissime cose che vanno dal misticismo a molto molto di meglio, fino ad arrivare alla storia dell'arte, alla storia dell'arte e tanto altro ancora. Questo è il suo primo libro edito Book Sprint Edizioni, ma pensate, ne ha scritti già almeno una quindicina. Quindi una penna di quelle proprio che irrefrenabili, potremmo dire, la sua. Benvenuto e buongiorno a te, Ivan Buttazzoni. Buongiorno, buongiorno Manuela, buongiorno a tutti. Sono felice di essere qui. La felicità assolutamente è tutta nostra. Io ho avuto il piacere di conoscere Ivan un pochino meglio rispetto ovviamente agli amici che sono da casa in questo momento e voglio andare già iniziando proprio col parlare delle infinità di cose che fa, perché oltre ad aver scritto ovviamente Il Principe delle Tenebre, che andremo ovviamente bene ad analizzare, lui scrive già da tantissimo tempo, scrivi libri di ogni genere, tu sei appassionato, o meglio, sei appassionato, sei anche laureato sia in filosofia che in storia dell'arte, e Grazie. poi sei anche appassionato di tantissime altre cose, dal misticismo, insomma, molto molto altro, l'esoterismo e tanto altro ancora. Quindi diciamo che un po' si sente e si evince tutto quello che tu fai attraverso quello che tu scrivi e poi anche in quello che tu dici. Perché voglio dire al pubblico a casa che metti un senso di serenità meraviglioso. Quindi questa intervista io sono convinta che riuscirà a rilasciare in qualche modo tanta tanta energia. Perché tra l'altro, ecco, un'altra cosa ancora che fai, pratichi anche Reiki in realtà, sei maestro di Reiki. Esatto. Ho iniziato il mio percorso di Reiki ormai 20 anni fa con la mia maestra, Madame Lucie, e a Trieste. E piano piano, seguendo le diverse iniziazioni, sono diventato maestro ed è un percorso assolutamente di crescita e di relazione con l'invisibile che vale la pena percorrere. Per me, nella mia vita, è stato importante. Diamo una specifica un po' di quello che è il Reiki e poi arriviamo anche alle altre cose che pratichi, come le pratichi e soprattutto che cosa ti portano. Il Reiki ovviamente è una questione tutta di energia, quindi Certo. è proprio l'energia che tu riesci a trasmettere con l'imposizione delle mani ma senza toccare, quindi realmente parliamo di invisibile. Sì, il Reiki è l'energia universale, l'energia che costituisce il tutto. E, può essere trasmessa ovviamente in presenza, può essere trasmessa a distanza, può essere trasmessa nel passato e nel futuro, quando abbiamo le iniziazioni successive alla prima, quindi dalla seconda iniziazione in poi abbiamo dei simboli particolari che consentono, so che è strano quello che sto dicendo, ovviamente a livello scientifico, però ci consentono di accedere ad un mondo che è al di là del tempo e dello spazio. E questo è assolutamente una cosa da esperire praticamente. Perché altrimenti la mente non lo accetta, la mente scientifica, razionale non accetterebbe mai queste cose. Certo. Ma quando noi abbiamo l'esperienza, allora, come parlavamo prima relativamente allo sciamanesimo e alla versione accademica dello sciamanesimo, quando noi abbiamo l'esperienza delle cose, ci accorgiamo che la nostra vita è molto più magica di quanto siamo disposti ad accettare e di quanto sia nella versione pubblica delle cose, per questo è necessario accedere all'esoterismo, perché l'esoterismo non è niente di oscuro, ma è una versione della vita fatta per quei pochi che hanno il coraggio di andare oltre la razionalità della mente. E questa cosa però è diventata argomento anche di studio, come dicevamo, perché tu
fai proprio questo percorso di studi che è lo sciamanesimo, e ora andiamo ad analizzare anche quest'ultimo. Per cui, per l'appunto, magia, esoterismo sembra una cosa che, insomma, co così astratta, così come una cosa detta ma non vera solo per chi ci vuol credere. In realtà no, è molto di più, perché altrimenti non sarebbe diventata argomento di studi universitario. E Certo. soprattutto, arrivando poi a parlare dell'esoterismo, quel che è importante dire è, siccome ovviamente chi vede l'esoterismo lo può vedere come qualcosa che abbraccia il male e si allontana dal bene, quindi si allontana un po' da quella che è il cristianesimo e ovviamente il legame che abbiamo noi dentro di noi con Dio, ovviamente. Però in realtà è totalmente diverso, perché tu anche quando fai queste pratiche puoi scegliere, non è che devi abbandonare ovviamente il tuo aspetto, diciamo così, abbandoni un po' forse il tuo aspetto carnale, ma in qualche modo comunque non abbandoni il tuo aspetto, la tua cristianità, ecco, per dirlo in poche parole. Certo, l'esoterismo o rapporto con gli spiriti, o rapporto con l'invisibile, è un rapporto con Dio, è un rapporto con il bene, perché poi il bene e il male sono ovunque, siamo, gli spiriti siamo noi quando moriamo, come siamo nella vita? Alcuni sono portati verso il bene, altri verso il male, però ovviamente si può scegliere la propria direzione, io scelgo la direzione del bene, della luce, della benevolenza più assoluta e sono tranquillo in questo. La parola esoterismo o magia richiamano i maghi oscuri delle fiabe, queste cose dei film di Harry Potter, però in realtà è tutto un percorso serio dove troviamo dei professionisti seri, al di là degli impostori, ci sono sciamani seri che praticano la magia in modo serio ed è devoluto al bene, qualcosa di positivo, quindi bisogna stare attenti a non cadere nelle mani degli impostori, ovviamente, e cercare il proprio percorso personale con la propria sincerità personale di voler percorrere un percorso di luce. E lì è tutto sicuro, non c'è possibilità di uscire al di fuori del percorso divino, ecco. Parlando proprio del tuo percorso accademico in tema, per l'appunto in materia di sciamanesimo, ci sono anche delle piccole differenze tra la pratica e la teoria. Tu dicevi, sembra che le cose quasi non combacino, oppure no? Raccontaci anche questo aspetto. Certo, io quando studio lo sciamanesimo in università mi rendo conto che noi abbiamo un percorso duplice, abbiamo delle giornate dedicate alla teoria accademica, delle giornate dedicate all'esperienza pratica con degli sciamani che vengono da tutto il mondo da noi per sciamani seri, veramente professionali, che vengono da tutto il mondo da noi per farci esperire nei laboratori le loro pratiche. E mi rendo conto che, come i due emisferi del cervello, uno razionale e uno più onirico, così le pratiche sciamaniche accademiche non vanno, a volte non vanno d'accordo, perché alla fine sì, gli accademici sono interessati della materia, ma non hanno l'esperienza pratica. E per l'esperienza pratica spesso sfida i confini della mente. Cioè, con l'esperienza pratica ci rivolgiamo all'invisibile, agli spiriti, agli antenati, alla natura, vista in modo cosciente. E lì è interessante stimolare entrambi gli emisferi cerebrali e trovare una sintesi poi nella propria esperienza e portare con sé i doni che sia gli accademici che gli sciamani ci danno. Quindi trovare una sintesi personale è molto importante per avere un percorso che sia sempre originale, perché noi siamo, ognuno di noi è una creatura originale. E questo percorso, la pratica in particolar modo, come si fa? Con quali strumenti, in che modo? E soprattutto poi qual è il risultato a cui tu arrivi? Perché a te arrivano anche tanti messaggi quando pratichi, insomma. Sì, allora relativamente allo sciamanesimo, le pratiche sono sia delle antiche pratiche tribali di danza, dipende poi dal contesto, perché c'è lo sciamanesimo celtico, lo sciamanesimo nordico, lo sciamanesimo nepalese, quello africano, che sono quelli che ho studiato finora. Ognuno ha le proprie pratiche, le proprie tradizioni.
Abbiamo effettuato rituali relativamente agli spiriti dei morti per Samhain, quindi nel calendario celtico la festività dei morti. Abbiamo effettuato la costruzione della ruota di medicina, purificazioni rituali, rituali con gli spiriti dei serpenti nello sciamanesimo nepalese, quindi Naga, le danze sacre dello sciamanesimo africano. Quindi diciamo che lo sciamanesimo è una forma di pre-religione, cioè la prima forma di contatto dell'uomo con lo spirito, con l'invisibile, che poi si è culturalizzata e ha subito delle metamorfosi diverse nelle diverse culture, e quindi ha sapori diversi, mitologie diverse. Però il fulcro è il contatto con l'invisibile, con il divino e con lo spirituale. Quindi le pratiche sono veramente tante e i risultati sono, le esperienze sono uniche perché ognuno di noi le recepisce in modo unico e sono sempre ricche di spunti per sviluppare il nostro percorso personale. Io invito chiunque a sviluppare la propria individualità, la propria originalità, perché nella mia esperienza noi veniamo creati per essere originali, non per essere una massa tutta conformista e uniformata ad un pensiero unico, ma per essere proprio originali. Quindi io invito a coltivare l'originalità e a prendere dalle discipline esoteriche quello che serve a relazionarci con l'invisibile in modo assolutamente conforme al nostro originale modo di sentire. E ad esempio, quando parli di esoterismo, in che modo si fa la pratica? Come ti arrivano anche dei messaggi? Non solo, non c'è soltanto l'esoterismo, in realtà c'è anche un'altra pratica che si chiama channeling. La leggo perché non ricordavo il nome, me lo Certo, sono appuntato. il channeling è la Accenni medianità. questi altri due. Va bene, il channeling è la medianità, quella che praticavano i medium nell'Ottocento. L'Ottocento è stato il grande secolo dei medium, dello spiritismo, ed è il far passare gli spiriti attraverso di noi e dare voce. Adesso dico delle cose che sembrano inquietanti, in realtà è tutto molto naturale, molto semplice e molto positivo. Ci tengo a sottolineare questo. Io ho avuto l'iniziazione al channeling, alla medianità, da una medium francese, Madame Lucie, che ho seguito per 5 anni a Trieste, Gorizia, poi dovunque si spostasse, insomma. Ed è appunto la capacità di, attraverso il nostro settimo chakra, quello posizionato sulla corona, sulla superficie della testa, aprire l'energia perché entri all'interno di noi e si esprima attraverso il quinto chakra, che è quello della voce e della comunicazione. E in questo modo possiamo far parlare gli spiriti attraverso di noi. Io ho avuto un'iniziazione molto forte quando ho avuto questa iniziazione al channeling a Gorizia. E ho avuto un esperimento di channeling con un altro studente, e io ho avuto modo di vedere la sua casa, cose di uno studente di cui non sapevo niente. Ho visto la sua casa, il suo giardino di rose, il libro che aveva sul comodino, che era il libro Il sentiero delle nuvole bianche di Osho, il cammino delle nuvole bianche, insomma, di Osho. Ho avuto modo di avere un accesso molto forte alla sua vita. E quindi il channeling avviene attraverso una connessione, prima di tutto, con una guida. Noi tutti abbiamo delle guide, degli spiriti che stanno con noi e aspettano solo di avere il nostro permesso per accedere alle nostre vite. Quindi il channeling avviene innanzitutto come canalizzazione di queste guide che sono totalmente positive, per poi spostarsi e ampliare, con l'esperienza, con la pratica, anche ad entità sconosciute. La mia maestra faceva channeling anche per personaggi famosi e contattava le anime dei defunti, di parenti di personaggi famosi, sempre con successo e nella massima positività, nella massima onestà. Madame Lucie non era una sorta di impostore, era veramente una medium con dei poteri. Ho avuto la fortuna di incontrarla, aveva una vita semplicissima, non chiedeva denaro. Chiedeva denaro veramente poco per le iniziazioni, veramente il minimo di riconoscimento del suo lavoro di 2 giorni di iniziazione, veramente un lavoro duro, chiedeva veramente pochissimo proprio per sopravvivere.
ed era una persona veramente illuminata, non attaccata alla materia e che aveva dei doni veri. Quindi ho avuto la fortuna di incontrare una maestra vera. E tutto questo in realtà fa parte di te, è per questo che ci tenevo in qualche modo a parlare di tutto quello che accade, anche l'esoterismo, come pratichi l'esoterismo. Tra le altre Sì. cose, tu riesci a leggere anche le carte, e questo invece lo fai, anche se non lo fai, tu non fai nulla di tutto questo, poi generalmente per gli altri, lo fai per te stesso. Sì. E leggi anche le carte, ma perché? Perché in realtà questa è una cosa che invece ti è stata trasmessa dalla tua nonna. E che quindi diciamo è un po' nei tuoi geni. In realtà è una prozia, la sorella di mio nonno, che era una cartomante Sì. in tempi duri, perché lei era nella prima metà del Novecento, lei è morta negli anni 60, prima che io nascessi. Insomma, lei ha affrontato la guerra. Ha affrontato periodi in cui la donna non era libera di esprimersi e soprattutto ha affrontato periodi storici in cui i diversi, come una cartomante, erano perseguitati. Quindi è stata veramente un personaggio di riferimento nella mia famiglia. Infatti le ho dedicato una mia autobiografia, le ho dedicato una parte molto importante perché di lei si sa poco, però considerando il periodo storico che ha affrontato, la guerra, la miseria, il fascismo, la discriminazione del diverso, la persecuzione. Lei ha affrontato tutto questo riuscendo ad essere donna libera, non sposata e cartomante. Veniamo ora proprio al Principe delle Tenebre, perché come Sì. dicevo, questo è l'ultimo che tu scrivi, l'ultimo neppure tra le altre cose. Hai scritto veramente tantissimi libri, circa una quindicina. Molti ovviamente vertono proprio l'argomento in questione. Abbiamo argomenti forse dei più disparati in qualche modo, in realtà riesci a scrivere veramente su tutto. Sì. Il Principe delle Tenebre, chi è il protagonista? Perché scrivi questo libro? Anche perché tu lo scrivi veramente in un attimo, perché in quel periodo tu ti occupavi di teatro, un'altra delle molteplici cose che fai, lavoravi in teatro, era arrivato un po', diciamo, il periodo in cui si sa, il teatro ha subito tantissimo e quindi forse quasi di getto così, in un attimo, sei riuscito a scrivere questo libro. Sì, il mio scopo come storico dell'arte è appunto occuparmi dell'arte contemporanea, dell'arte viva, quindi di artisti viventi. Io mi sono occupato di artisti che ho conosciuto di persona, quindi ho dedicato un saggio a Bruno Aita, che è un importante pittore locale, a Manuel De Marco, che è il pittore concettuale del Principe delle Tenebre, e ultimamente mi sono occupato di Lorenzo Valle, che è un pittore bravissimo di Udine, perché io ritengo che sia importante valorizzare gli artisti viventi, ovviamente i grandi maestri del passato, Rembrandt, Caravaggio, Michelangelo, Leonardo, sono studiati e celebrati, però che ne è dell'arte ora, in questo periodo storico dove sembra che non esistano più artisti? Il mio punto di vista è che gli artisti esistono, manca l'attenzione verso di loro. Allora il mio compito come storico dell'arte è fare il mio piccolo per dare a loro attenzione. Tutti gli autori, tutti gli artisti di cui mi occupo sono di valore e quindi cerco di comunicare un messaggio di speranza per l'arte perché non muoia e perché sopravviva anche in periodi in cui non viene calcolata dal potere. Non ci sono più i grandi committenti, i grandi mentori. Non c'è più l'attenzione per l'arte che potevano avere personaggi storici come Ludovico il Moro o Cesare Borgia o il Papa Giulio II, insomma, non c'è più questa attenzione per l'arte e questo mi dispiace. Allora cerco di fare il mio piccolo per dare attenzione all'arte contemporanea. Ho frequentato il pittore Manuel Del Marco per 15 anni, ho voluto dedicargli un libro e in un giorno l'ho scritto, un pomeriggio mi sono messo a scriverlo e lui ne è stato molto felice, l'editore è stato molto felice, abbiamo prodotto Il Principe delle Tenebre. Stupendo. Io mi voglio complimentare con te. In realtà volevo dirti, e ci tengo molto, che non sono l'unica, perché c'è una nostra follow, potremmo dire, perché c'è una signora che ci segue,
la nostra amica Giovanna Russo. Ci tengo a dirtelo perché sta commentando su Facebook, per cui magari anche lei condivide proprio le tue passioni, le tue stesse letture, ha insomma delle altre cose da dirti in merito, così complimenta per i tuoi tanti libri, per cui mi fa piacere ringraziarla per aver commentato. E ovviamente te lo dico perché sono certa che avrai piacere anche tu in prima persona di condividere con lei dei pensieri anche insomma nel commento di Facebook. È un Grazie, piacere, io saluto e grazie mille ringrazio. Ivan. Grazie Ivan, mi ha fatto davvero tanto piacere Il principe delle tenebre, libro incredibilmente interessante, lo volevi mostrare, per cui mi sa che tra le tante cose che abbiamo fatto ci siamo dimenticati, lo avevi lì con te, così ne approfittiamo, vediamo anche la copertina. Complimenti, questo è uno dei tantissimi libri del nostro Ivan Buttazzoni e sono certa che riuscirete a prendere un po' dell'immensa energia che trasmetti anche attraverso questo libro. Grazie, grazie a tutti, grazie Emanuela e un saluto a tutti quanti e vi ringrazio veramente di cuore. Grazie a te. E a tutti gli amici, continuate a seguirci. Tra pochissimo abbiamo un altro autore da conoscere, quindi rimanete con noi, mi raccomando, tempo pochi minuti e saremo di nuovo sintonizzati con voi.